Buonasera e benvenuta a un'altra puntata del Tiger Show. E questa volta inizio con qualcosa. Voglio essere qui per aprire una finestra su persone che comunque io ho sempre invitato ai miei spettacoli e non voglio strumentalizzare questa situazione proprio perché c'è questo personaggio che al di là di tutto è un artista. La sua storia è abbastanza pesante, un po' delicata. Lui inizia a lavorare a 14 anni. Il momento di andare in pensione, si gode questa pensione, lui fa un lavoro come magazziniere e poi alla fine, dopo 15 giorni, scopre attraverso varie analisi che ha il morbo di Parkinson. È una mazzata non indifferente e non è facile per lui superare questo ostacolo. Dico questo perché lui mi ha autorizzato a poterlo dire. E attraverso una situazione difficile, lui trova il conforto di andare avanti, di non abbattersi, e attraverso lo sprone del dottor Giancarlo Erli, lui riesce a portare avanti e abbattere questa sua malattia, incominciando a scrivere. Signori, Fiorello Lorenzi. Ciao Fiore, ci sediamo un attimino allora. Senti, allora, eccoci qua. Finalmente ti ho voluto fortemente in questo mio Grazie, programma ti ringrazio. perché Fiorello, abbiamo un amico in comune che si chiama Diego e anche lui purtroppo ha questo male, Parkinson. Lui ne parla tranquillamente di questa sua malattia e ha trovato la forza poi di avere il coraggio di superare questo ostacolo, perché chi viene colpito da questo morbo di Parkinson a volte si chiude in se stesso e mi dispiace, fra le virgolette, che lui dice poi io sono un peso per la famiglia. Adesso ne parliamo con lui, perché lui ha trovato la forza attraverso il dottor Giancarlo Erli, sì. Erli di scrivere la sua passione e tutti i suoi sport attraverso questa sua attività sportiva. Scrive un primo libro che Allora, buonasera a tutti. è... Buonasera, allora. Buonasera Non ho bisogno di questa, ormai so a memoria la tua a tutti. Va biografia. bene, bene. Allora, lui scrive questo libro qua, Il fiore sul Posso dirti latte. una cosa Dimmi. sola? Ecco, non voglio correggerti, però ti pregherei di non chiamarlo più morbo di Parkinson. Come se, ecco, infatti l'aveva scritto. Malattie di Parkinson, So. perché noi non siamo, cioè, detto morbo sembra una cosa, L'ho sembra che detto noi di siamo. proposito, sai No, no, perché? Perché lui lo specifica nella sì. sua biografia. Esatto, io reputo che noi non siamo degli untori di nessuno e non contagiamo nessuno. Certo. Quindi, chiamiamo la malattia che è Malattia, diciamo malattia così. di Parkinson, Ok. basta. E quindi tu scrivi questo primo libro che è Allora, Il fiore sull'acqua. nel 2008 sì, ho raccolto la mia passione che andavo a pescare e ho scritto questo Fiore sull'acqua. Ho fatto fare una seconda ristampa di tutti questi tre volumi che Allora, diciamo innanzitutto che Il fiore sull'acqua è dedicato proprio alla pesca. Cosa racconta un po' in sintesi? Allora, Perché io ho avuto modo di leggere i tuoi io libri. per 40 anni ho avuto una passione di andare a pescare. Io partivo da qui, andavo sul Po, e lì c'è tutta la mia storia. Poi ho incontrato il mostro. Una trota che ho preso ai Laghi Gemelli, che ancora oggi tanti me la invidiano, e da lì io tenevo un diario, e poi quindi da questo diario mi sono detto un giorno: ma perché non provo a svilupparlo e portarlo a conoscenza di tutti e così ho fatto, insomma, ho Hai scritto. scritto questo libro. Dopo di questo ci hai preso gusto, Ci ho ne hai preso scritto un gusto, altro. ho scritto un altro, ho scritto Come foglie nella Ecco, brezza come foglie nella nel brezza. 2012. Nel Vai, vai pure. 2012 ho scritto questo 2000, sono tutti libri autobiografici Sì. e nel 2014 ho Allora, scritto Il parliamo già di volo, questo, sì, come foglie nella nella brezza. brezza. Cosa vuol dire? Di cosa Allora, parla? è sempre argomenti, vita mia, con i miei amici, parlo di musica, parlo delle mie passioni, di andare quando andavo in montagna, eccetera. E quindi è un seguito al primo libro. Poi invece hai scritto il Nel volo. 2014 ho presentato Il volo,
che questo ritengo sia un ottimo... Un libro. Viaggio in equilibrio con il... Con il Parkinson. Con il Parkinson. È dedicato ai miei amici, okay, alla mia compagnia di ballo, a tutti i miei... Ecco, faccio vedere i libri. Allora, Il volo. Il volo, sì. Poi invece abbiamo Come foglie nella brezza. Sì. E poi il primo libro che abbiamo già fatto vedere, Il fiore sull'acqua. E adesso sto preparando qualcosa che uscirò, penso, per la fine anno, se riesco a far combaciare tutti i miei appuntamenti. E diciamo che se il primo libro è un libro dedicato all'acqua, il secondo, Come foglie nella brezza, alla terra, Il volo all'aria, manca un elemento. Il fuoco. Il fuoco. Dovrebbe essere questo. E però una cosa che voglio dire è che tu, oltre a scrivere libri, tu sei riuscito anche a incidere un CD coinvolgendo un centinaio di bambini, pulcini, esatto, di Carobbio, giusto? Di Carobbio degli Angeli, sì. È stato un successo perché ho portato in sala di registrazione le tre squadre dei pulcini di Carobbio, ma la mossa vincente è stata quella di invitare anche i genitori a cantare. Ecco. Quindi la cosa è stata un volano eccezionale e con la distribuzione di questo CD siamo riusciti ad acquistare dei prodotti fisioterapici che abbiamo mandato in Costa d'Avorio a una suora, a Suor Filomena, che ha creato un asilo, un centro di recupero per i bambini orfani dei malati di Ebola. Ecco, vorrei dire una cosa. Lui, non malgrado tutto, è una persona da ammirare, perché forse con questo Parkinson lui riesce ad essere molto altruista e pensa agli altri, pensa soprattutto agli altri, come attraverso la sua persona, lui coinvolge tantissime altre persone a raccogliere dei fondi. Esatto. Però vedi, c'è una frase che mi accomuna un po' a te. Anch'io ho scritto un libro e abbiamo la stessa ideologia, no? Diciamo così che vogliamo lasciare un segno. Per cui io ho sempre detto che i grandi personaggi sono rappresentati attraverso le statue, attraverso le vie e attraverso quadri, no? Ma noi che siamo umani, chi ci ricorda? Chi può dire ho conosciuto Vittorio come ho conosciuto Fiore? E quindi è nato questo tuo progetto che porti avanti, esatto, e ti vuoi dare del tempo per portare avanti. Io lo porto sempre come... Il tuo progetto in pratica. Il mio progetto, sì, il progetto Fiore, che è ultimamente gestito dal Consorzio della Val Cavallina. E quindi io con una mossa, diciamo una strategia efficace, inserivo un bollettino in ogni libro. In ogni libro. E chi lo riceveva questo libro, se voleva, faceva una donazione. Quindi tu hai stampato qualcosa come 4.000 libri, è giusto? Ho distribuito qualcosa come 4.000 libri. E diciamo che col primo libro addirittura ho raccolto una cifra considerevole che adesso non sto a dire. Certo. E l'abbiamo destinata all'Istituto Mario Negri. E con orgoglio tengo a casa una lettera del professor Garattini, sì, scritta di suo pugno, che mi ringrazia per... Ecco, per poi c'è una cosa, se tutte le persone che poi stanno intorno a te, perché io ti conosco attraverso Diego, so cosa hai fatto anche per lui. Diego. Tu sei uno scalatore di montagne, forse scalare la montagna significa arrivare a un traguardo, Fiore? Sì, è ovvio, scalare la montagna è un traguardo. Purtroppo ho il rammarico che attualmente le montagne le devo guardare solo in televisione. E guardarmi qualche bel documentario. Come ho smesso con la montagna, non vado più a pescare, però ho una passione per la fotografia. Certo. Ultimamente ho fatto una cosa che mi sono anche un po' meravigliato. Sono stato invitato in una scuola, la terza media di Carobbio degli Angeli. Sì. Che hanno scritto una bellissima lettera per te, una lettera che a me ha toccato il cuore, no?
Ma perché io voglio dire questo? Ma perché dei bambini comunque Beh, sono hanno, ragazzi, non sono, sono sono ragazzi, ragazzi, sì. hanno avuto così tanta stima di te e poi ho letto nel tuo curriculum che tu avevi, ecco, questa è la lettera che i Sì. ragazzi hanno scritto e ti ringraziano e ti vogliono avere come professore nelle loro Sì. scuole. Però voglio fare a fronte di questo, perché dei ragazzi riconoscono in te questo merito quando ho letto sulla tua biografia una nota dolente dove tu hai fatto un'iniziativa musicale per una borsa di musica, giusto? Che è andata bene, e poi tu dici qualcuno per invidia me l'ha bocciata e non l'ha fatta più nascere. Mentre invece, poi grazie a una persona che io conosco, Francesco Brighenti, Sì. credo, tu poi sei riuscita a riportare ancora in auge questa manifestazione. Allora, io non so di cosa tu stia Quello che hai parlando. messo nella biografia, di un'iniziativa musicale che tu stai facendo per una borsa di studio. Allora, non era proprio, non è proprio No, così. Comunque, preferirei di questo chiudere. chiuderlo Diciamo nell'argomento. che ci sono magari dei Allora, progetti che possono andare bene, sì, altri c'è. no. C'è stato un ho seguito il filone musicale fino a un certo punto, poi ho avuto Dei dei problemi? problemi, ho preferito. Mollare tu. Cambiamo Cambiamo argomento. argomento. Senti un Parliamo di po'. astronomia, se vuoi. Ah, va bene, dai. Allora, una cosa. Progetto Fiore è nato con te. Che cosa porta avanti come progetto? Allora, attualmente è fermo, perché attualmente è fermo. Comunque ho intenzione con questo nuovo libro di affidarmi ancora al consorzio Val Cavallina, farlo gestire a loro e lì vedremo poi volta a volta di trovare la finalizzazione ideale. Devo dire una cosa, che oltre al resto sono stato uno dei primi a iniziare il concetto di microcredito Sì. Bene. nel comune di Carobbio. Io l'ho iniziato, poi adesso lo stanno portando avanti altri. Comunque, penso di aver avuto un merito. Bene, allora ringrazio Fiore, i suoi libri mi raccomando sono in vendita, questo, tu hai un No, sito? allora, no, io no, mi trovate su Facebook. Questi libri sono a Scuola Ufficio Bergamo. A Bergamo, quindi chi vuole, Chi li vuole? Chi li ok, vuole? mentre invece chi vuole contattarti per altre cose come fa? Su Facebook. Facebook? Mi trova su YouTube. Ok. Avevo un sito che purtroppo non ho il tempo Di di seguirlo. seguirlo e quindi andare a spegnersi. Basta. Bene, allora io ringrazio Fiore, i tuoi libri, mi raccomando. Allora, posso farteli? Ah, va bene, grazie allora, Però mi grazie. prometti di leggerne almeno Ma di sicuro, il fiore sull'acqua è il primo. uno. Allora, Quale mi consigli te? io ti consiglio questo. Parti Allora, dall'ultimo. parto Parti dall'ultimo, il dall'ultimo. volo. Il volo, un viaggio attraverso il Parkinson. Ok, grazie a Grazie, te, Fiore. grazie a voi. Di essere stato qui con me, con molto piacere quando vuoi. Grazie, D'accordo? grazie, Grazie. Bene, invece adesso parliamo di un'iniziativa che andrà un po' alla grande, se ne parla tantissimo di questa iniziativa che toccherà un po' l'estate, un po' le valli della Valseriana. Direi di parlarcene con Omar. Allora, ciao Omar, allora grazie a te di grazie essere mille. venuto qui, ci sediamo un attimo e parliamo un pochino di Ok, questa va iniziativa. bene. Eccoci. Allora, Omar è una persona che ha la voglia di mettersi in gioco con tante iniziative e una di queste è proprio questo talent show, giusto? Come lo si chiama? Tu sì che vales. Yes. Ecco, com'è nata questa idea? Ma è nata dalla voglia di fare che non mi manca, e quindi diciamo che poi ho notato che nel territorio dove io risiedo, quindi a Clusone, il turismo un po' si è perso, quindi tutto quel turismo che c'era 20 anni fa, anche 30 anni fa, quando ho conosciuto Clusone. Quindi è venuta questa idea qui di cercare di fare un qualcosa per il territorio che mi ospita, e nello stesso tempo, essendo che i miei figli crescono in Valseriana, anche di dare il mio contributo per creare un qualcosa perché sia un qualcosa di veramente interessante, tornarci anche nel territorio, perché meno male i ragazzi di oggi vogliono tutti quanti andare via, quindi
Quindi è un modo per restare. Alla fine questo talent show di Tusique Valles a chi è rivolto? È rivolto al territorio e anche... Artisticamente. Ah, chi è? Artisticamente è rivolto a tutti i talenti che sono nascosti nella Val Seriana e quindi si andranno a mettere in mostra tutti i talenti locali su varie categorie. Bene, e direi di sicuro questa piattaforma per organizzare Tusique Valles ci si avvale anche di un altro personaggio che è stato nella nostra puntata la settimana scorsa e arriva qui con noi adesso ancora Max Stefani. Ci mettiamo qua in centro. Allora, ciao Max, bentornato fra noi. Ci mettiamo qua in centro un attimino. Qui ti metti qui. Allora, l'altra volta abbiamo parlato di una bella donna. No, allora, vabbè, dai, ma ci sta, ogni tanto cambiamo un po', molto elegante. Grazie, e complimenti per l'eleganza. Allora, lui è quello che ha avuto un po' l'idea di organizzare Tusique Valles, poi vi siete incontrati, giusto? Sì. Diciamo che capita anche spesso di venire contattati o di venire contattato direttamente io, visto che sono il management di Superpass, e prendiamo in considerazione queste iniziative, queste idee, come questo Tusique Valles, il gioco di parole delle due L, quindi direttamente da Sanremo sono stati invitati Ilio Masprone, Antonella Salvucci e altre persone di nome importante. Quindi prendiamo in considerazione tutte queste nuove idee valide. Superpass si avvicina sia ai giovani talenti sia ai nuovi contest, quando comunque c'è, laddove c'è interesse reciproco, quindi c'è lavoro per tutti. Ci si affianca con le interviste, le riprese. Devo dire che lavoriamo molto bene a livello. Ci si presume anche di poter fare qualcosa di grande intorno a un progetto. Sicuramente, poi appoggiarsi a una struttura che già è conosciuta e che sa portare avanti un argomento che personalmente non è che io sono del settore, quindi la collaborazione di Max Stefani diventa fondamentale perché loro già si occupano di questo mestiere qua. Insomma, quindi. Bene, allora io direi un attimo di sederci perché voglio invitare una sorpresa per te. Oh. Avete già sentita questa artista? Grazie. Voi siete lì? Okay, un attimo anche tu, Max. Bene, la sentiamo perché lei sarà l'ospite di questo talent. Signori, Greta. Ci sta raggiungendo. Eccoci qua. Oh là, il rosso. Il rosso. Allora, Greta, c'era una curiosità su di te perché la sentono sempre cantare in inglese e hanno detto vogliamo sentirla cantare in italiano. Quindi lei si è preparata con un pezzo di una grande artista, Giorgia, in Come saprei. Grazie. Mi metto qua vicino a voi. Come saprei capire l'uomo che sei, come saprei scoprire poi le fantasie che vuoi, io ci arriverei nel profondo dentro me. Silenzi tuoi, emozionando sempre più, come saprei scoprire l'uomo che sei, quando stai lì e non sai che voli prendere, come saprei richiamare gli occhi tuoi, incollarli ai
emozionando sempre più. Nel mondo che solitudini ci dà, perché non resti un po' con me? Come saprei amarti io? Nessuno saprebbe mai. Brava Greta. Allora Stefano, cosa ne pensi? Grazie, era questa la Greta, sorpresa. Cambiato, no? Era questa la sorpresa. Ebbene sì, cantare in italiano, cantare in inglese c'è una grande differenza. Dicono che cantare in inglese è più facile. Ve lo racconterò un'altra volta Solta perché è più facile. Comunque, bellissima intonazione, molto lieve, delicata. Dovevi alzare un attimino più la tua voce perché... La tua voce è potente. Ecco, diciamo capisco che siamo anche la base, siamo in uno studio. Capisco che siamo in uno studio. Anche comunque Dario, che sappiamo già le difficoltà che abbiamo tecniche e lei se l'è cavata benissimo da grande artista perché la partenza era un'altra. Devo dire di sì. Brava. Sentirti cantare dall'inglese all'italiano, sinceramente prediligo, ma non io, un po' tutti, anche in conferenza l'abbiamo detto. Beh, una canzone così bella come Giorgia l'hai interpretata veramente molto bene. Delicata. Veramente molto in modo delicato, sì, complimenti. Okay, molto delicata e lei sarà una delle ospite fisse di questo tour che partirà l'8 giugno, diciamo così semmai all'organizzatore. L'8 giugno dove? Da Gromo, il castello del XIII secolo di Gromo. Allora, manca una terza persona, quindi se vogliamo essere qui possiamo un attimo metterci qui. Questa persona, vieni qui, allora ci mettiamo, tu non hai bisogno di cambiarti. No. Vorrei ricordare, in conferenza stampa ad esempio a Crusone, tu sì, che Valles,
abbiamo portato con noi, grazie all'amico Pio del Duca, abbiamo portato Fidia. Fidia, una brevissima cantante Fidia, che oggi non c'è. Che è stata, che purtroppo oggi non è potuta essere con noi per altri impegni, ospite in Rai, ospite nelle radio, perché Fidia, se non lo sapete, è stata proclamata donna... aiutami, non mi viene la parola. Allora, donna, lei ha fatto una canzone sul femminicidio. Esatto, è un testo bellissimo. E oggi è la madrina di questo discorso sul femminicidio sulle donne. È stata praticamente madrina a casa a Sanremo, con la band di Sanremo, e voglio dire che partirà presto il tour di Fidia con Giacomo Celentano e il grandioso Aco Boccina, il mandolinista internazionale, detto il Maradona del mandolino. Ok. Questo è giusto dirlo quando sono dei grandi artisti, peccato che oggi non siano qui, verranno la prossima volta a presentarci, ma manca anche un altro elemento dello staff, che è Leo Longo. Ciao. Dai. Ciao, Leo Longo, ciao Leo. Okay. Allora, tu Leo hai un ruolo importante, no? Come direttore artistico. Direttore artistico, manager di Superpass, per cui questo programma che viene in onda ormai da 25 anni in tutta Italia, ma che... Ecco, e ne parliamo poi un'altra volta di questa cosa. Sicuramente sì, sicuramente. Perché siamo un po' in chiusura e ti ho invitato per un'altra puntata, proprio per fare un'altra sorpresa a Max Stefan per quanto riguarda un programma che lui segue da anni, che è Super Pass. Beh, che ci facciamo noi qui dentro? Io personalmente sono stato scelto come direttore di palco e di giuria intorno a questa grande struttura dove Max rappresenta un po' quello che è Sanremo. Poi c'è Mastrone, che rappresenta un po' la RAI. Ilio Mastrone, che rappresenta, Ilio Mastrone ha una potenza, quella di portare i più grandi artisti internazionali al suo gran galà. Quest'anno abbiamo avuto Toto Cutugno. Mastrone, ricordo che è un giornalista, fondatore di questo gran galà della stampa. Siamo all'ottava edizione con quest'anno, saremo alla nona il prossimo anno, quindi abbiamo con noi un grande personaggio esponente di questo mondo, che è stato proclamato, se non sbaglio, direttore artistico del talent. Io dovrei condurre e intervistare un po' questo aspetto di queste valli, dal sindaco agli assessori, parlando un po' fa un po' da conduttore insieme a una grande, anche una grande conduttrice, che è la Salvucci. Giusto? Carissima amica Antonella Salvucci, che voglio salutare. Ciao Antonella, che sarà anche con noi. Antonella Salvucci. Bene, allora abbiamo sentito allora Omar, che è l'organizzatore, lei è l'ospite, ci mettiamo un po' più in centro, e Greta ci fa la sorpresa di presentarci con il suo video il brano per cui lei sta in questo momento incamminando su una carriera artistica, che è One Day. Sentiamo. Oh, One Day. Quindi vediamo il video, vedrai che bello.
Bene, grazie Greta, e siamo in chiusura di puntata. Ringrazio i miei ospiti per essere stati qui con me per promuovere questo talent, e intanto vi ricordo che chi vuole seguire le puntate che saranno trasmesse sul nostro canale internet Dynamotion, www.dynamotion.com/tigershow. Poi ho creato una mia pagina dove potete vedere le curiosità, il backstage di quello che voi non vedrete in trasmissione, facebook.com/tigershow. E invece al giovedì sera, alle 22:30 su canale 90 Videostar TV, potete seguirlo in diretta stream su videostartv.eu. Grazie, alla prossima puntata. Grazie Vittorio. Grazie a te.